In questo episodio di minutaggio vedremo come realizzare del fumo da zero in DaVinci Resolve. Questo effetto lo realizziamo in DaVinci Resolve Fusion utilizzando gli effetti particellari. Se non sai come funziona DaVinci Resolve Fusion e se non sai come funzionano gli effetti particellari, ti lascio dei video di minutaggio che ti spiegano tutto riguardo questa parte di DaVinci Resolve. Se invece sei a posto, andiamo subito in DaVinci. Quindi ci troviamo nella pagina Edit di DaVinci Resolve e quello che facciamo è aggiungere una Fusion Composition. Questa la facciamo durare ovviamente il tempo necessario che ci serve per creare questo effetto. Quindi, ad esempio, non so. 17, quindi clicchiamo nella nostra Fusion Composition e andiamo in Fusion. Prima di spiegarti come farlo, ti dico perché lo dovresti fare. Perché non invece scarichi un fumo già fatto da internet, magari in green screen, e lo applichi direttamente nella tua ripresa? Per diversi motivi. Innanzitutto, se scarichi un fumo in green screen è un po' difficile eliminare il green screen da quella ripresa perché il fumo è un semitrasparente e quindi quando hai degli elementi in semitrasparenza potresti avere degli artefatti in post-produzione. Quindi se devi scaricare un fumo già fatto, magari scaricalo in un formato che ha già la trasparenza del video e lo puoi applicare automaticamente nella tua ripresa. Però il motivo principale per cui devi realizzare il fumo da zero è quando questo fumo interagisce con degli elementi nella tua ripresa. Ad esempio, se muovi la mano e il fumo deve interagire con il vento creato dalla tua mano, ovviamente questo tipo di interazione non si può avere in un video già preregistrato di un fumo e quindi lo devi creare da zero in Fusion. Però è molto semplice, vediamo come si fa. Il segreto per creare il fumo sono gli effetti particellari, quindi creiamo un effetto particellare. Lo puoi creare direttamente trascinando un p-emitter, che è un emettitore di particelle, che si trova qui, oppure ti ritrovi tutto quanto in effetti, quindi effects, Tools, Particles e qui ti trovi tutte le particelle possibili immaginabili. Una volta che abbiamo creato il nostro emitter, anche se premiamo 1 o 2, non succede niente, non riusciamo a vedere il nostro emettitore. Perché? Perché abbiamo bisogno di un render. Quindi clicchiamo su P-Render e quindi ci trasciniamo il nostro P-Render. Adesso, se colleghiamo P-Emitter con P-Render e visualizziamo il render, possiamo visualizzare le nostre particelle. Queste sono le nostre particelle. Nell'ambiente tridimensionale, questi puntini sono le nostre particelle. Per vedere meglio l'effetto, abilito questo pulsante che mi permette semplicemente di vedere uno dei due viewer in questo modo. Quindi questi puntini sono le nostre particelle. Adesso non abbiamo bisogno di un output 3D per le nostre particelle, perché il nostro fumo in uno spazio bidimensionale. Quindi clicchiamo su P-Render, abilitiamo l'Inspector e Output Mode lo cambiamo da 3D a 2D. In questo modo abbiamo il nostro spazio bidimensionale e non tridimensionale. Ora, se facciamo play, possiamo vedere che le nostre particelle si creano. Nel nostro caso, l'emettitore può avere diverse forme. In questo caso, l'area dell'emettitore è un cerchio o una sfera. A noi serve magari una linea. Quindi, come facciamo a modificare l'area? Andiamo su P-Emitter, Region, sempre nel nostro Inspector, e al posto di sfera andiamo su Linea. A questo punto prendo un'estremità di questo e magari la metto qui in basso e poi prendo l'altra estremità e la metto qui. Ora le nostre particelle verranno create su questa linea, quindi se clicchiamo play possiamo vedere le nostre particelle che verranno create lungo la lunghezza di questa linea. Non vogliamo questo, vogliamo che le nostre particelle salgano verso il cielo, come succede appunto con il fumo. Come facciamo a fare questo? Molto molto semplice. Andiamo su Velocity. Aumentiamo la velocity e come puoi vedere le nostre particelle ora cominciano a spostarsi però orizzontalmente. Noi vogliamo che queste particelle si spostino
verticalmente, quindi quello che possiamo fare è cambiare l'angolo, magari lo impostiamo a 90 gradi. In questo modo le particelle volano verso l'alto. Proviamo ad aumentare il numero delle nostre particelle. Al posto di 10 magari ne facciamo 1000. Ok, abbiamo tantissime particelle, quindi parte da 0 e poi piano piano vanno verso il cielo. Questo somiglia a tutto eccetto che fumo. Quindi come facciamo a far diventare questo un po' più eterogeneo? Come facciamo a dare un po' di variazione a questo fumo? Molto semplice. Se andiamo in effetti particelle, qui ci dovremo trovare un effetto particellare che viene chiamato turbulence. Questo aggiunge una turbolenza. Quindi se lo colleghiamo tra il nostro emitter e il nostro render, le particelle subiranno una turbolenza, che è tipico di questo effetto di fumo. Quindi partiamo da zero e piano piano, quando le nostre particelle vanno verso l'alto, si crea un po' di turbolenza. Possiamo anche modificare la turbolenza, ad esempio in questo caso vogliamo che questo effetto sia un pochino più esagerato. Quindi nell'asse Y lo possiamo aumentare un pochino affinché si crea un effetto di questo tipo. Perfetto, possiamo anche aumentare e diminuire la densità della nostra turbolenza. Nel mio caso magari la diminuisco un pochino. Quindi il fumo inizia che è un pochino ordinato e piano piano quando va in alto comincia a disperdersi nell'aria. Ok, questa cosa che abbiamo creato inizia a somigliare un pochino al fumo, però come facciamo ad aggiungere degli elementi tipo il vento? Possiamo aggiungere elementi tipo il vento aggiungendo una forza tangente. Quindi se prendiamo questo effetto e lo trasciniamo dopo la turbolenza, questo creerà una specie di effetto vento, e lo possiamo spostare dove vogliamo. Ad esempio, la spostiamo qui. In questo caso stiamo simulando un vento che va da sinistra verso destra. Ovviamente anche per la tangente possiamo modificare la forza di questo effetto. Adesso, come facciamo a far diventare questa cosa un pochino più realistica? Perché al momento possiamo vedere che sono soltanto dei puntini che vengono animati. Comincia a sembrare un po' un fumo, però non è effettivamente realistico. Come facciamo a farlo? Dopo del render, in questo caso, possiamo aggiungere un blur. Quindi o andiamo in effetti blur e aggiungiamo un blur, oppure clicchiamo su pre-render, shift barra spaziatrice, ci si aprirà il select tool e quindi possiamo aggiungere un blur. Clicchiamo su add e visualizziamo il blur nel nostro pannellino. In questo caso aumentiamo un pochino il blur per far sembrare questo del fumo. Quindi se lo visualizziamo adesso, somiglia un po' di più al fumo. La luminosità è un po' strana, quindi per sistemare la luminosità possiamo aggiungere un soft glow. Il soft glow ci permette di evidenziare le parti chiare dell'immagine, quindi per renderle più luminose, e lasciare invariate le parti meno luminose. Nel nostro caso visualizziamo il soft glow e questo somiglia un pochino di più al fumo. Ovviamente del soft glow lo possiamo modificare come vogliamo. E questo somiglia un po' di più al fumo. Ora proviamo a vedere questo effetto direttamente nella pagina di edit e vediamo che cosa dobbiamo modificare. Quindi collego il soft glow al MIDI out. Questo mi riporta tutto quanto nella pagina di edit. Vediamo che cosa sta succedendo. Come puoi vedere, si vedono ancora delle linee che volendo possiamo eliminare aumentando un pochino il blur. Quindi ritorniamo in Fusion, andiamo in Blur e lo sfochiamo ancora di più, magari in questo modo. In questo modo il fumo è molto più realistico. Ora, come facciamo ad aggiungere degli elementi che interferiscono con il nostro fumo? Questo è molto molto semplice. Tutti gli elementi che interferiscono il nostro fumo devono essere inseriti prima del pre-render. Quindi, se vogliamo continuare ad avere questo vento, ma vogliamo ad esempio che la nostra mano interagisca con il fumo, quello che possiamo fare è andare in Particles e magari aggiungere un Bounce. In questo modo, se aggiungiamo un Bounce, ad esempio qui, come puoi vedere, il fumo
va intorno al nostro bounce. Non lo vogliamo su una linea, lo vogliamo magari su una sfera per simulare appunto la nostra mano. Magari la nostra mano si trova qui, si trova in questa posizione. Aumentiamo la size della sfera in questo modo. Quindi il nostro oggetto si trova ad esempio qui. Quindi il fumo va intorno al nostro oggetto, ma non ci va sopra. Quindi a questo punto, se sincronizzi il movimento di questa sfera che abbiamo creato con il movimento della tua mano nella tua ripresa, potrai interagire direttamente con il fumo in post-produzione. Quindi avrai creato un fumo appositamente tu in post-produzione che interagisce con il tuo ambiente. E questo è tutto per quanto riguarda la creazione del fumo in DaVinci Resolve. Come hai potuto vedere, non è difficilissimo da fare. Arrivati a questo punto, se hai dubbi, domande oppure proposte riguardo a cose che vorresti vedere in minutaggio, lasciami un commento qui sotto. Ti ricordo che se vuoi far parte della community di minutaggio su Telegram, c'è un gruppo, appunto Telegram, che ti lascio in descrizione, in cui ci si aiuta a vicenda. Altrimenti, fine lavorazione.